Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per chi ancora non mi conosce, io sono Marco, studio medicina al terzo anno all'Università di Padova e visto che siamo un po' alla fine di questo 2020, volevo oggi fare un po' una riflessione su quello che è stato, visto che comunque è stato un anno molto particolare, e poi vedere anche magari qualche buon proposito per l'anno nuovo e che prospettive ci sono per i prossimi mesi. Come sempre vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale potete iscrivervi e venite a seguire su Instagram, vi lascio il link in descrizione. E adesso partiamo subito col video. Allora, beh, direi di iniziare magari facendo un po' una lista delle cose positive e negative di quest'anno, magari, visto che è stato sicuramente un anno unico, che spero non si ripeterà almeno a breve e non penso ci siano stati altri anni simili, dove comunque siamo stati a casa per la maggior parte del tempo, alla fine da marzo fino a giugno, quindi tutto il secondo semestre dell'anno scorso, è stato fatto online. Così anche questo semestre, che si concluderà vabbè, a gennaio-febbraio, però comunque verrà fatto totalmente a distanza anche questo. Quindi parlando della didattica fatta su Zoom o comunque su delle lezioni online, direi che è positivo per il fatto che non si perde tempo magari andare avanti e indietro con l'autobus, che per me è una cosa molto importante perché comunque diciamo che spendevo 2-3 ore al giorno solo per spostarmi, quindi da questo punto di vista sicuramente ci ho guadagnato, nel senso che ho avuto anche molto molto più tempo per studiare, anche perché poi comunque è finita una lezione, metti che sono le 12-12.30, sei subito a casa, puoi mangiare e poi iniziare a studiare ad esempio, o comunque insomma non hai quelle 2 ore al giorno perse per andare avanti e indietro. Il problema è che qui ci sono anche numerosi aspetti negativi, come ad esempio il fatto di non vedere mai nessuno. Cioè, comunque ti porta via per prima cosa voglia di studiare. Non so se anche a voi è capitato quest'anno, magari scrivetemelo nei commenti, però sinceramente io ho visto proprio una perdita totale di voglia, soprattutto da agosto-settembre fino ad adesso che siamo a dicembre. Il fatto comunque di non vedere mai nessun altro, a parte per quelle 2-3 settimane di ottobre-novembre dove siamo andati là, però sì, comunque non era tutto sto granché. Però insomma comunque il fatto di essere sempre a casa da soli ti demoralizza un po', dici ma sto studiando, sono all'università o sto facendo una cosa così a caso, cioè non ti distacca un po' da quello che è il mondo universitario secondo me. Quindi questo è un aspetto negativo molto sentito, e poi anche il fatto di magari non confrontarsi anche con i tuoi compagni, lo puoi fare sempre per il telefono però comunque è diverso, e anche con i professori stessi, perché magari a fine lezione andavi là a chiedere qualcosa oppure sì, insomma manca un po' il rapporto umano. Questi secondo me sono i punti salienti per quanto riguarda la didattica a distanza. Altra cosa invece sempre legata a questo è il fatto dei laboratori barra tirocini. Beh, diciamo che i tirocini per fortuna non li abbiamo fatti, perché li abbiamo fatti quest'estate dove comunque si poteva diciamo andare in giro ancora quest'estate, quindi abbiamo avuto la possibilità di farli, anzi se non l'avete ancora visto vi lascio qua il video che ho fatto del mio tirocinio in cardiologia, così magari andate a recuperarvelo. E sono state 2 settimane di tirocinio, quindi devo dire che siamo stati anche fortunati perché le abbiamo fatte tutte, quindi non abbiamo perso nessun tipo di attività, però abbiamo perso diversi laboratori, soprattutto di anatomia lo scorso semestre e poi anche di fisiologia e patologia questo semestre qua. Quindi comunque cioè le cose pratiche sono difficili da fare a distanza. Anche solo magari l'analisi del vetrino di istopatologia, che di solito si fa nell'aula appunto dei microscopi, a distanza come fai a farlo? Cioè lo fai magari al computer perché te lo proietta e poi ti fa vedere un po' le cose principali, ma cioè, lo scopo sarebbe quello di comunque iniziare a usare il microscopio, muoversi, sapere un po' gestire la cosa, e a distanza ovviamente non è possibile, cioè è una cosa totalmente passiva. Quindi sì, per quanto riguarda l'aspetto tirocini in laboratori è stata abbastanza negativa la cosa, e fortunatamente siamo comunque riusciti a fare qualche tirocinio estivo, però ad esempio questo che dovevamo cominciare qua a novembre-dicembre, che sarebbero stati 2 giorni di tirocinio in pronto soccorso, non l'abbiamo fatto ovviamente perché i pronto soccorsi sono messi come sono messi attualmente, quindi hanno diciamo evitato di farceli fare, o meglio posticipato all'anno nuovo, comunque staremo a vedere come andranno le cose. Parliamo adesso invece di un altro argomento molto importante, molto sentito, che è quello degli esami, perché anche qui è tutto un altro capitolo. Ovviamente sapete tutti che abbiamo fatto la maggior parte degli esami online, non so se qualcuno sia riuscito a farlo in presenza, magari verso fine luglio, non so, magari settembre. Comunque noi qui li abbiamo fatti tutti totalmente online,
sia orali che scritti, qualsiasi cosa. Abbiamo fatto crocette, domande aperte, tutte le tipologie abbiamo fatto. Una cosa da sottolineare è sicuramente che abbiamo fatto molti più orali, che prima non si facevano, appunto per il fatto che magari i professori hanno paura che si copia durante lo scritto e quindi all'orale non puoi essenzialmente, e allora decidono di farti fare l'orale al posto dello scritto. E beh, da un lato sono anche contento perché così ci abituiamo anche comunque ad avere un colloquio, è già diverso rispetto alle prove scritte fatte finora, perché i primi 2 anni a Padova di solito si fanno solamente esami scritti. Quindi da questo punto di vista sono anche contento perché è meglio comunque vedere tutte le modalità possibili. E tra l'altro, secondo me l'orale ti valorizza anche di più, cioè ti fa, se uno ha studiato, diciamo che è più facile prendere un voto alto, mentre uno scritto, magari a crocette, è più difficile perché può sempre esserci quelle 2 o 3 domande che sono, magari non le ha spiegate bene il prof, o comunque ti sfuggono un attimo, cioè è più facile sbagliare magari nello scritto. E poi un'altra cosa è il fatto della tensione durante gli esami, cioè non so voi, ma io sinceramente quando ho fatto gli esami scritti, dove bisognava avere la telecamera del computer accesa, poi il telefono di fianco, un'altra fotocamera, e poi avevi magari 30 secondi per rispondere alla domanda, perché poi cambiava, non potevi più cambiare la risposta. Cioè io ero più in ansia per un esame fatto a casa piuttosto che un esame fatto là in presenza, perché ti mettono sta pressione di essere controllato di qua e di là, che cioè, alla fine forse copi meno stando a casa rispetto che stando là, perché là magari dicono sì, tanto siamo qua che li controlliamo, in realtà magari stanno meno attenti. E quindi sì, cioè secondo me la modalità degli esami in generale è cambiata, sia che sia stato uno scritto che un orale. Non saprei neanche dire se in generale è stata una cosa positiva o negativa, però anche qui ci sono i pro e i contro, senza contare poi tutti i problemi di connessione che possono essere correlati a questo. Ad esempio a me è capitato durante uno scritto che si sconnettesse il computer, quindi cioè stavo per perdere l'esame, poi si è riconnesso non so come, e ha ricominciato a farlo anche lì, cioè sono cose che cioè, ti fanno tipo venire un infarto, poi devi ricominciare a scrivere. E insomma, un po' particolare la situazione. Ad ogni modo, devo dire che sono andati tutti bene gli esami quest'anno, per cui insomma, per questo sono anche soddisfatto e non posso lamentarmi. Nonostante tutte le modalità strane, decise all'ultimo, tipo il giorno prima ti dicono no, si fa l'orale, non si fa lo scritto, qua e là. Diciamo che è andato anche quest'anno, dai, facciamo che lo mettiamo via e pensiamo all'anno nuovo. Quindi voglio collegarmi alle prospettive per l'anno che verrà, quindi per questa sessione che ormai sta per cominciare, quindi la sessione invernale 2021, dove sicuramente gli esami li faremo online ancora, come ci hanno già anticipato, e purtroppo non c'è ancora la sicurezza per tornare tutti in classe. La mia speranza è che da marzo, quindi dal secondo semestre del terzo anno mio, si ricomincia ad andare a lezione. Non so se sarà possibile, o magari si farà alternati 50%, non so ancora. Ma soprattutto di cominciare a fare i tirocini in laboratori, che veramente quelli è un peccato perderli, perché alla fine, cioè, hai questo periodo di 6 anni per imparare il più possibile. Se stai a casa, impari gran poco, anche se comunque puoi studiare dai libri, ma cioè, quello è comunque sempre uno studio passivo. E poi comunque di tornare a fare anche gli esami a giugno-luglio sempre in presenza, quella sarebbe una bella cosa, perché sinceramente io preferisco di gran lunga farli in presenza, che sia che siano orali che scritti. È comunque sempre meglio essere là presenti, almeno sai che sei tranquillo, hai il tuo compito scritto su un pezzo di carta, non hai problemi di connessione e quant'altro. E anzi, fatemi sapere anche voi come vi siete trovati quest'anno con gli esami online. Magari ne discutiamo qua sotto nei commenti. E poi spero anche che torni un po' anche la voglia di studiare, perché sinceramente adesso, tra il fatto che ci sono le feste natalizie e tutto il resto, la voglia è veramente poca. Cioè, si fa perché bisogna e perché gli argomenti sono comunque belli e appassionanti, questo sicuramente, però mettersi là sapendo che sei sempre a casa e hai solo quello da fare, cioè è molto 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 pesante. E basta, poi fatemi sapere anche voi come è andato quest'anno. Che esami avete fatto? Come sono andati? Che materie avete fatto? Come sono andate le lezioni online? E un po' tutto, insomma. E poi vi auguro anche un buon anno, visto che ormai siamo alla fine e all'inizio del prossimo. E ci vediamo quindi nel nuovo anno con il prossimo video.